Le persone trans non sono malate e la loro non è una scelta. Questi due fatti sono stati appurati dalla scienza già da diversi anni. Io ho impiegato ben 2 video per raccontare come si è sviluppata questa consapevolezza scientifica. Nel video di oggi però vorrei andare un pochettino oltre e cercare se ci sono delle ricerche sul tema. Esistono delle cause genetiche riconoscibili? Oppure le cause sono ambientali? Oppure, come è più probabile, è un misto dei due? Quanto è complessa la situazione? Spoiler, molto. Vediamo quindi quali studi sono stati pubblicati nel corso degli ultimi anni. Come al solito, ci si becca dopo la sigla. Per chi non lo sapesse, questo video è una prosecuzione del precedente, quindi se l'argomento vi interessa, vi consiglio di andare a recuperarlo. Tra l'altro, in questa prima fase dovrò ripetermi nel ribadire le premesse scientifiche del mio discorso e nel fare un piccolo ripassino di genetica. Visto che dovremo parlare di genetica per tutto il video, conviene avere delle basi. Quindi, se avete già visto il video precedente e non volete sentire di nuovo tutto il discorso, potete skippare a questo minutaggio. Oppure potete andare nei capitoli e skippare alla prossima sezione. In caso contrario, potete godervi la spiega presa dallo scorso video. Il nostro corpo è formato da delle unità che si chiamano cellule, l'unica delle quali contiene una molecola piuttosto complessa che si chiama DNA. Il DNA, almeno quello degli esseri umani, è formato da 46 strutture chiamate cromosomi, che si accoppiano a due assumendo la forma di una croce. Ci sono due tipi di cromosomi. I primi 44 si chiamano autosomi, invece gli ultimi due sono i cromosomi sessuali e sono chiamati X e Y. Questi ultimi cromosomi determinano il sesso biologico e, come potrete immaginare, svolgono un ruolo molto importante nel video di oggi e nel prossimo. Riassumendo moltissimo, si può dire che per la maggior parte delle persone, se si ha X e X si è una femmina, invece X e Y si è un maschio. Questo dal punto di vista prettamente biologico e anatomico. Poi ci sono delle eccezioni anche in questo caso, però non stiamo a perderci. I cromosomi sono formati da delle unità, i geni, i quali contengono tutte le informazioni che servono al nostro corpo per restare in vita, tutte le istruzioni per vivere sostanzialmente. I DNA delle varie persone sono praticamente identici tra di loro, ma codificano anche tantissime differenze individuali. Ad esempio, il cosiddetto TIR gene codifica la produzione di melanina, e se in una persona quel gene è modificato, danneggiato o alterato in qualche maniera, quella persona sarà albina, perché non può produrre la melanina. Questo quando le cose sono facili. Esistono infatti numerosi tratti poligenici, ossia delle caratteristiche umane che non dipendono da un singolo gene, ma dall'interazione tra vari geni. Questo perché il DNA è frutto di miliardi di anni di evoluzione e non è certo qua apposta per essere capito da noi. E questo se si esclude l'ambiente esterno, perché il comportamento spesso è determinato da una combinazione tra l'ambiente, quindi le esperienze personali, e il corredo genetico. Insomma, studiare queste cose è complicato e, come vedremo, anche l'orientamento sessuale non è esattamente un affare semplice. Quindi, occupiamoci dell'identità di genere. Partiamo da un articolo scritto dalla American Psychological Association, che ha come scopo dare delle risposte veloci e semplici riguardo alle persone trans, e dunque non possono perdersi per 1000 dissertazioni. Alla domanda perché alcune persone sono transgender, rispondono: non esiste un'unica spiegazione del perché alcune persone sono transgender. La diversità delle espressioni e delle esperienze transgender si oppone a qualsiasi spiegazione semplice o unitaria. Molti esperti ritengono che i fattori biologici, come le influenze genetiche e i livelli ormonali prenatali, le esperienze precoci e quelle vissute più tardi, nell'adolescenza o nell'età adulta, possono contribuire allo sviluppo dell'identità transgender. Insomma, la questione è tutt'altro che semplice. E sì, l'ho letto in dizione. Adesso approfondiamo un po'. Se in una qualsiasi scuola dell'obbligo avete fatto un po' di genetica e un po' di biologia, saprete che chi ha come cromosomi sessuali XX è una femmina e chi ha XY è un maschio. Come potrete facilmente immaginare, le cose non sono così semplici, però per il momento diamole per buone. Lo sviluppo dei caratteri sessuali primari, tipo i genitali, avviene durante la gravidanza e nello specifico funziona così. Tutti gli embrioni hanno delle strutture chiamate protogonadi, che si possono sviluppare sia come maschili che come femminili. Il discriminante è un gene chiamato Sex Determining Region Y, o SRY, che si trova sul cromosoma Y.
e fa in modo che l'embrione sviluppi le caratteristiche maschili, quindi i genitali, gli embrioni e tutto il resto. Tra l'altro ci tengo a specificare che la storia evolutiva di questo gene non è esattamente chiarissima e che non per tutti gli animali il sesso si determina geneticamente. Comunque, identificare i cromosomi di una persona o identificare i suoi genitali è molto semplice, quindi in teoria la storia della determinazione del sesso dovrebbe essere finita qui. Ma in pratica le cose sono più complicate, ovviamente. Ad esempio, il gene SRY può essere modificato o non funzionante. In tal caso si sviluppa un embrione con i cromosomi XY, ma il corpo femminile. Oppure, per una mutazione, questo gene può essere presente su un cromosoma X, portando a un corpo maschile con i cromosomi XX. Poi ci sono altri tipi di interferenze, ad esempio la Androgen Insensitivity Syndrome, che impedisce al corpo di recepire gli ormoni sessuali maschili. Dette in altre parole, gli ormoni maschili ci sono, ma non hanno nessun effetto sul corpo, o poco effetto sul corpo. E quindi si sviluppa un embrione senza genitali maschili o quando ci sono, sono molto sottosviluppati. E anche più avanti, nel periodo della pubertà, gli ormoni non fanno quello che dovrebbero fare. E in tutto questo non abbiamo citato tutte quelle sindromi che causano una variazione nel numero dei cromosomi sessuali. Ci sono delle persone che ne hanno soltanto uno, oppure che ne hanno tre o più di tre, e anche queste hanno degli effetti sul corpo della persona. Ora però bisogna specificare una cosa. I casi che ho citato fino a questo punto rientrano a pieno titolo nella categoria delle persone intersex. Che c'entra sì con i temi queer, ma non è sinonimo di persone trans. Ci sono persone trans che non hanno le sindromi che ho citato prima, e ciononostante la loro esperienza psicologica è comunque valida. In ogni caso, una delle prime cose che si fanno quando si vuole intraprendere un percorso di transizione è proprio fare un test genetico alla ricerca della intersessualità. Rimanendo sulla genetica, bisogna citare uno studio del 2019 che ha trovato 21 varianti in 19 geni che codificano la produzione di estrogeni, che sono gli ormoni femminili, correlate, queste varianti, con la disforia di genere, ossia il disturbo di chi sente un contrasto tra il proprio genere percepito e il proprio sesso biologico. Il problema con questa ricerca, che è sicuramente molto interessante, è che ha preso un campione di soltanto 30 persone, quindi ben lontane dall'essere un campione vasto, eterogeneo ed effettivamente rilevante dal punto di vista scientifico. Certo, è un ottimo inizio, ma nulla di più. Adesso abbandoniamo la genetica per dedicarci alla biologia. Al di là delle cause genetiche, nel pratico, come si sviluppa il cervello di una persona trans? Esistono delle differenze con il cervello di una persona cisgender? Ma ancora più importante, esistono delle differenze tra il cervello maschile e quello femminile? La risposta è più o meno. Il cervello maschile e quello femminile sono praticamente identici, però possono vedersi delle differenze, ad esempio, nella densità della materia grigia, che è la parte di cervello che include tutti i neuroni, oppure nell'ipotalamo, che è una struttura nel cervello che, vabbè, gestisce un sacco di cose. Le ricerche sui parametri variabili in base al sesso biologico sulle persone trans hanno dimostrato che tendono ad avere dei valori più in linea con quelli del loro genere percepito che non con quelli del sesso biologico. Dette in altre parole, almeno in teoria è possibile riconoscere una persona trans soltanto analizzando il suo cervello. Questi dati però vanno presi con tutte le pinze che avete in casa, che nel mio caso purtroppo è soltanto due. Dicevo, vanno presi con le pinze, perché hanno spesso un campione molto molto risicato, visto che le persone trans sono abbastanza poche, e molto spesso le persone del campione avevano già incominciato a prendere gli ormoni per la transizione, alterando possibilmente i risultati. La causa biologica però sembra essere più chiara. E va cercata verosimilmente nella gravidanza. Infatti, la differenziazione sessuale dei genitali avviene nei primi 2 mesi di gravidanza, invece quella del cervello avviene nella seconda metà. Ciò significa che l'ambiente intorno all'embrione può essere cambiato nel corso di quei mesi, e quindi ciò può causare una differenza nella differenziazione sessuale dei genitali e del cervello, che alla fine è la cosa più importante, perché l'essere una persona trans rimane principalmente un fenomeno psicologico. E in tutto questo ho evitato con attenzione di parlare delle persone non binarie, perché ricerche su di loro praticamente non ce ne sono. Inoltre, come potete immaginare, studiare le cause delle identità non binarie è molto più difficile, anche perché le identità non binarie hanno moltissime forme, moltissime variabili che sono difficili da gestire. Oltretutto, di persone non binarie ce ne sono anche poche, quindi è difficile raccogliere un campione abbastanza vasto ed eterogeneo.
Insomma, studiare l'identità di genere non è facile e, come per l'orientamento sessuale, è ormai assodato che non si possono studiarle soltanto con gli strumenti della psicologia, della neurologia, della genetica o della biologia, ma serve un approccio coordinato di tutte queste discipline. Detto questo, e sperando di aver contribuito anche io a un grande cambiamento, vi ricordo che se lasciate un like, commento, condivisione... Like, commento, condivisione, iscrizione, fate una gran cosa. Ho una pagina Instagram sulla quale di tanto in tanto mi ricordo di pubblicare. Tutte le grafiche e i disegni del canale sono di Martina Piazza e alcune delle musiche che avete ascoltato sono di Albino Antonello. Vi ricordo che in descrizione trovate tutte queste belle cose, così come i link delle fonti che ho utilizzato. Inoltre vi ricordo che questo video è il proseguo del precedente e se volete potete andare a riprendervelo. Ci vediamo tra 2 settimane. Umani su internet, i miei saluti. Quindi se l'argomento vi interessa vi consiglio di andare a... Quindi, se l'argomento...